Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07. Siamo qui con la top 5 dei piloti del 2020 di Formula 1. Anche se qui vedete tutto il pagellone. Il pagellone diciamo che è uno spoiler perché in giornata uscirà anche il pagellone generale. Qua metto solo i top 5 piloti, tra cui alcuni li starete vedendo sicuramente anche dalla copertina. Chi è stato il migliore in base alle prestazioni della macchina per ognuno, quindi ragazzi, è chiaro che se uno c'ha una Williams, ma ha comunque fatto molto bene, non è che se lo metto quinto vuol dire che è stato il quinto più veloce di quest'anno, insomma, ragazzi. Ovviamente quando io registro un video deve scendere la pioggia, io sono sicuro che scenderà la pioggia, diceva sfera e basta, e invece io dico sono sicuro che scenderà la pioggia ogni volta che registro un video, ma detto questo, non perdiamoci in chiacchiere inutili e partiamo subito col video, vamo! In quinta posizione ci metto a pari merito perché non riuscivo a escludere uno di questi, Ricciardo, Leclerc e Russell. Non mi sentivo proprio di escludere qualcuno di questi. Ricciardo, che è stato il migliore in assoluto, l'avrei messo primo se bisognava considerare solo la prima parte di stagione. Si è un po' spento nella seconda, seppur è andato sempre a punti, non che sia una grandissima impresa andare a punti quando le scuderie più forti in totale sono 6-7. E quindi era comunque facile. Si è un po' spento nella seconda parte di stagione dove si è un po' limitato, poteva anche ottenere qualche punticino in più. Alla fine arriva anche quinto nel mondiale, benissimo anche Russell che ottiene i suoi primi punti in carriera in una gara che poteva anche vincere secondo me con la Mercedes. Peccato per quello che è successo, è stato sfortunatissimo. Leclerc ha fatto delle cose veramente pazzesche con una scuderia che a livello di prestazioni era l'ottava in campionato, forse la settima, non l'ottava, perché comunque davanti a Alfa Romeo ci stava. Ha fatto delle cose davvero straordinarie. Se non avesse fatto tutti quegli errori di guida pura, l'avrei messo anche più in alto. Poi vabbè, io lo critico spesso, però rimane pur sempre un fenomeno. Meno male che ce l'abbiamo in Ferrari. Spero in un roseo futuro per il Monegasco. In quarta posizione invece ci metto Lewis Hamilton. Sì ragazzi, criticatemi, ditemi che non capisco un cazzo di Formula 1, ma per me è quarto ragazzi. Ha fatto una stagione comunque tutto sommato straordinaria. È vero che molto spesso viene sminuito il suo lavoro perché guida una Mercedes. Però ragazzi, io primo preferisco metterci qualcuno che è stata una sorpresa quest'anno piuttosto che metterci un Lewis Hamilton che non ha avuto rivali. Perché Verstappen aveva una macchina inferiore, Bottas è quello che è. Quindi, insomma, ragazzi, non possiamo riuscire a valutare Hamilton. Se fosse stato un 2019 o un 2018, l'avrei fatto sicuramente primo. Perché, però, sinceramente, io non riesco a valutare il lavoro dell'inglese, ragazzi. Perché comunque è finito 3 volte fuori dai punti, cioè fuori dai punti, fuori dal podio. E con una Mercedes, questa non te lo puoi permettere, dovresti vincere ogni gara. Certo, sembro strana dire così perché ragazzi alla fine i suoi rivali sono Bottas e Verstappen. Può capitare di perdere qualche gara come ha fatto in Abu Dhabi dove era comunque fuori forma, come ha fatto magari, che ne so, in Austria non tanto. Però quelle poche gare che ha vinto Bottas comunque magari se le meritava. Però insomma in Austria c'è stato un errore di Hamilton, a Monza c'è stato un errore di Hamilton ragazzi, gli errori per lui ci sono comunque stati. Quindi insomma non mi sento di metterlo prima quando comunque gli errori li ha fatti. Poi ha vinto un mondiale, è un fenomeno ed è probabilmente il pilota più forte sulla griglia, ma se c'è da prendere in considerazione solamente il 2020 mi tocca metterlo quarto ragazzi, perché comunque ha fatto una stagione straordinaria. Quindi fuori dalla top 5 non lo metto, però comunque non lo metto neanche sul podio. Davanti a lui, menzione di merito per Sergio Perez. Anche lui forse a volte viene, se Hamilton a volte viene sminuito, lui invece a volte viene sopravvalutato. Perché ragazzi, comunque Perez aveva una Racing Point, che era in termini di prestazioni la terza macchina più forte del 2020. All'inizio stagione ha fatto un po' male, tant'è vero che Stroll ha avuto più punti di lui, proprio inizio stagione dove la macchina rendeva di meno. Nel fine di stagione dove la macchina si è messa più al pari di magari McLaren e Renault, ha iniziato la Racing Point a faticare, ma lui ad esaltarsi, tenendo 2 podi, che potevano essere 3 se non era per il ritiro in Bahrain, ma ha fatto veramente una stagione di Cristo, specialmente la seconda parte di stagione, è stato veramente un super super Sergio Perez, merita la terza posizione, alla fine arriva quarto nel mondiale, che era quello comunque che ci si aspettava, anzi ci si aspettava un quinto posto, perché se sei in squadra con Stroll lo devi battere, se sei dietro Red Bull e Mercedes devi arrivare quinto, lui è arrivato quarto, ha fatto anche una mezza impresa secondo me, quindi si merita il terzo posto nella mia top 5 del 2020. Rullo di tamburi, seconda posizione per Carlos Sainz. La Ferrari, se ha 2 piloti che sono finiti nella top 5 del 2020, è in buone mani per il 2021, almeno dal punto di vista dei piloti, perché se andiamo a vedere dal punto di vista della macchina e della scuderia, siamo messi come ogni anno veramente molto molto male, specialmente da quando è arrivato Binotto. Secondo comunque Carlos Sainz, non dico tanto su di lui, semplicemente voglio premiare la costanza. Se fosse stato un anno senza Hamilton e anche senza Verstappen, lui sarebbe quello che avrebbe vinto il mondiale, secondo me, ragazzi, perché a parità di macchina, più o meno come quanto è accaduto in MotoGP quest'anno, lui è quello più costante di tutti. Micidiale come non fallisce una gara su 14, no, contro abbiamo corse quest'anno. Su 16-18 gare corse quest'anno, lui è arrivato praticamente
a sbagliarne solamente uno o due, per il resto sempre in zona punti, quasi sempre in top 6. Ha fatto veramente una mezza impresa, specie nella seconda parte di stagione dove si è saltato, ed è anche grazie a lui che la McLaren arriva terza nei costruttori. Piccola menzione di merito invece per piloti come Lando Norris, che comunque ha fatto un buon mondiale, ma finisce fuori dalla top 5 perché Ricciardo, Leclerc e Russell meritavano la quinta posizione più di lui, anche se comunque ha fatto il mondiale di Cristo, quindi veramente veramente forte Norris. Benissimo anche Gasly, che ha riportato l'Alfa Tauri sul gradino più alto del podio, ancora una volta a Monza, 12 anni dopo l'ultima volta che era con Sebastian Vettel. E adesso andiamo a scoprire il primo, anche se l'avete ormai capito tutti. Io vado veramente pazzo per questo pilota, soprattutto negli ultimi anni, perché veramente all'inizio non lo potevo vedere, però veramente in pista si è dimostrato il più forte. Primo Super Max Verstappen! Lui è l'unico pilota che è sempre arrivato sul podio se prendiamo in considerazione i Gran Premi dove non si è ritirato, perché lui si è ritirato 2 volte per un incidente, 3 volte per dei problemi al motore. Quindi, insomma, ragazzi, non si è praticamente mai ritirato per colpa sua, e quando è stato in pista costantemente dai primi tre, battendo spesso e volentieri, ragazzi, le Mercedes, perché spesso ha battuto Hamilton, ha fatto 2 vittorie, ha fatto una pole, ha fatto 11 podi, solamente Hamilton ne ha fatti più di lui. Quindi veramente una grandissima stagione per Max Verstappen, che si presenterà nel 2021 come primo avversario della Mercedes, così come detto da Carlo Vanzini nell'ultima curva del Gran Premio di Abu Dhabi. Pilota con un futuro pressoché stellare, quindi veramente grandissimo Max Verstappen. Per me quest'anno è stato probabilmente il suo miglior anno insieme al 2019, migliora di anno in anno, e secondo me, se la Red Bull non gli darà una macchina all'altezza, purtroppo lo vedremo alla guida della macchina più forte, che mi auguro essere la Ferrari, ma mi sa tanto che sarà la Mercedes. Comunque, per il momento la Red Bull se lo gode, a suon di podi, vittorie e pole che fa, perché ovviamente la Mercedes era imbattibile, era mezzo secondo più veloce della Red Bull, lui è riuscito nell'impresa. Per me, a parità di macchina, lui può veramente dare tanto, tanto filo da torcere a Hamilton, se non addirittura essere il più forte. Detto questo, ragazzi, il video termina qui, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, caso contrario un dislike, commenta se siete d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, da Monitor07 è tutto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!